In Iran, attacco terroristico contro una parata militare dei guardiani della rivoluzione ad Avaz, nel sud-ovest del paese. Sono 29 i morti, decine i feriti causati dall'attentato, per il quale sono giunte due rivendicazioni, come ci riferisce Carlo Maria Lo Savio. Ad Avaz, come nel resto del paese, questa mattina si teneva la parata militare per celebrare l'anniversario dell'attacco iracheno dell'80, inizio della sanguinosa guerra durata 8 anni. Durante la sfilata dei Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, corpo d'élite del regime, da dietro la tribuna delle autorità si sentono partire delle raffiche. La folla sbanda, si fugge, cercando riparo. Gli assalitori a quanto pare sono 4, travestiti nell'uniforme dei Pasdaran. Seguono istanti terribili, molti si gettano a terra. La reazione della sicurezza, secondo le autorità locali, colpisce e uccide i 4 assalitori. Il bilancio è gravissimo, alcune decine di morti, molte decine di feriti. Tra i morti, una decina di Pasdaran, almeno un giornalista, molti civili, compresi donne e bambini. I vertici iraniani, da Khamenei a Rouhani, addossano la responsabilità a potenze straniere dell'area, chiaro riferimento ai sauditi, e agli Stati Uniti, che sostengono gli oppositori al regime. Due le rivendicazioni dell'attacco. La prima, tenuta in maggiore considerazione dai Pasdaran, arriva dalla sigla che raggruppa le fazioni indipendentiste del Khuzestan. Avaz è infatti il capoluogo della regione, a maggioranza di popolazione araba sunnita, dove più stridenti sono i contrasti con il regime centrale, sciita e persiano. La seconda rivendicazione arriva dal sedicente Stato Islamico, contro la cui penetrazione dal confinante Iraq Teheran ha ingaggiato da anni una lotta senza quartiere. La cronaca ci riporta in